tante favole e racconti di quel mondo ormai troppo lontano. Mare, boschi e campi, notti di stelle, notti di luna piena, lucciole al grano e pesci con Nettuno. La luna vide quel libro abbandonato in terra e quella stessa notte chiamò fuori tutte le figure. Nel libro ci rimase solo la pagina della felicità e la pagina della tristezza. Cecco, poi il drago, gli eroi, musicisti e capitani, poi tanti personaggi del mare, del cielo e della terra, con tutte le storie. Prese poi la bilancia disegnata sulla copertina del libro e gli riempì un piatto con tutte le figure e l'altro con tutti gli eventi. Oh, presto figure, saltate dentro ai piatti con tutte le parole, suoni, profumi e colori. La luna entrò nel tablet del bambino e dolcemente caricò tutto quanto in una nuova app. Poi prese il vecchio libro della nonna. Poi prese il vecchio libro della nonna. È così. La luna prese il libro e lo portò negli archivi delle stelle. Dorme, sogna il bambino con il libro vivo.